Sul mare luccica l'astro d'argento, placida è l'onda, prospero il vento. Sul mare luccica l'astro d'argento, placida è l'onda, prospero il vento. Cari amici, cari cristiani, buongiorno a tutti voi. Anche oggi troviamo Gesù nel Tempio che compie il servizio che più gli piace, insegna. E mentre realizza questo suo incarico, gli domandano: ma chi te l'ha dato? Ma chi ti ha dato l'autorità di insegnare? Quale laurea, quale mandato, quale incarico hai per poter fare questo? La risposta di Gesù è straordinaria. Proviamo ad ascoltarla ancora una volta. Lettura del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, il Signore Gesù entrò nel Tempio e mentre insegnava, gli si avvicinarono i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo e dissero: anch'io vi farò una sola domanda. Se mi rispondete, anch'io vi dirò con quale autorità faccio questo. Il battesimo di Giovanni, da dove veniva? Dal cielo o dagli uomini? Essi discutevano fra loro, dicendo: se diciamo dal cielo ci risponderà, perché allora non gli avete creduto? Se diciamo dagli uomini, abbiamo paura della folla, perché tutti considerano Giovanni un profeta. Rispondendo a Gesù dissero: non lo sappiamo. Allora anche egli disse loro: neanch'io vi dico con quale autorità faccio queste cose. Da una parte Gesù non risponde alla domanda che gli fanno, perché chiede a loro di dare un giudizio sulla predicazione di Giovanni Battista, ma è contenuta nella domanda stessa la risposta che se l'autorità per Giovanni Battista arrivava da Dio, anche per lui non può che arrivare da Dio. Ma dall'altra parte vi è anche uno smascherare da parte di Gesù l'intenzione di coloro che lo interrogavano, che erano preoccupati di ciò che gli altri potevano pensare, erano estremamente preoccupati della dimensione politica della loro risposta. Come reagirà la gente se noi diciamo che Giovanni Battista e la sua predicazione non venivano da Dio? Come reagirà la gente se siamo noi a dire che Gesù non viene da Dio? Quanta meschinità nel preoccuparsi non tanto della verità quanto del come la gente possa reagire a ciò che uno dice. E questo molte volte, come nel caso degli scribi e dei farisei, può succedere, e può succedere anche a noi, che la preoccupazione di che cosa gli altri possano pensare ci impedisce di guardare, di vedere, di interpretare la verità. Buona giornata a tutti voi, carissimi.